È ritornato il tradizionale falò alla chiesa vecchia di Gropparello e non poteva che essere un successo. Tanti bambini e gli adulti che sono accorsi nell'area verde davanti all'antica pieve che svetta sopra il capoluogo della Valvezzeno. L'evento, organizzato dalla Proloco Giovani Gropparello, ha raggiunto la 113ª edizione e la comunità ha potuto ritrovarsi attorno al grande falò che ha scaldato la serata del martedì grasso, tra sorrisi, canti e un po' di ritrovata serenità. Finalmente un momento di spensieratezza, dopo tutto quello che sta succedendo, è un modo anche per sfagarsi un po', è un'occasione per riunirsi tutti insieme, nonostante quello che sta succedendo è appunto un momento di spensieratezza e un'occasione per staccare un po' la mente da quello che ci circonda. Come da ricorrenza, apprezzatissime le frittelle del pino, i cotechini cotti alla brace e le torte preparate dalle donne del paese. Dopo 2 anni di pausa forzata a causa pandemia da Covid, c'è grande soddisfazione anche da parte di Omar Stragliati, presidente della Proloco Giovani Gropparello. Al momento sta andando benissimo, siamo contentissimi, speriamo in un buon auspicio anche per un altro anno e vedremo anche un po' come andrà avanti con il nostro amico Covid. Adesso abbiamo anche la guerra, quindi cerchiamo di bruciare tutto qua. Le prossime iniziative della Proloco? Il 24 aprile avremo, diciamo, maggiore la gara di Speed Down, che siamo riusciti a farla ritornare a Gropparello, la festa dell'Allegria e la festa dell'Uva. E poi vedremo di inventarci qualcosina ancora. Il tutto sempre all'insegna del volontariato a servizio della comunità e del territorio di Gropparello.